Prego, professore. Buongiorno, ragazzi. Abbiamo con noi oggi il professor Michelangelo Mangano, laureato in fisica alla Scuola Superiore di Pisa. Ha svolto attività di ricercatore presso il gruppo di fisica teorica, sedetevi, dell'Università di Princeton, e fisico teorico presso il CERN di Ginevra. Noi siamo davvero onoratissimi di averla qui, professore, e oggi dialogherà con voi su viaggio intorno all'atomo, all'interno dell'atomo. Volevo passare un attimo la parola alla professoressa Perrone, che coordina questi incontri, e la ringrazio. Il professore si accomoda, prego, professoressa, grazie. A me non lo fate però l'applauso, perché sennò divento rossa. Allora, buongiorno a tutti, diamo il benvenuto al professore che sta venendo dalla Svizzera praticamente, dal CERN di Ginevra, e noi con questo progetto, che già è un percorso che abbiamo già iniziato l'anno scorso. I ragazzi del progetto dell'anno scorso sono tutti qui presenti, quest'anno lo abbiamo destinato alle quarte, ed è una conoscenza di quella che è la fisica e in generale la ricerca scientifica contemporanea. E come ho avuto modo anche di dire ai ragazzi delle quarte, noi avremo degli incontri con degli studiosi che la fisica la stanno facendo, perché adesso la stanno costruendo, non la trovano certamente sui libri, quindi non è un riversare su di voi delle cose già acquisite, ma sono effettivamente delle cose che stanno in costruzione. I ragazzi, prof, sono molto, stanno proprio in attesa, perché questo incontro, insomma, l'abbiamo preparato da tanto tempo, e loro credo che staranno molto molto attenti. E noi l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di far appassionare e avvicinare, insomma, i ragazzi a questo mondo, che ve lo scoprirete, ci sono ancora tante cose da scoprire e tanti ambiti che hanno bisogno proprio della vostra intelligenza e della vostra passione. E passo la parola al professore Mangano, buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io la professoressa Perrone per aver organizzato questo, per l'invito, la preside, per l'ospitalità. È una cosa che faccio sempre con gran felicità, quello di venire nelle scuole e di chiacchierare con i ragazzi. Sono sempre sorpreso, stupito dalla vitalità degli ambienti che trovo in queste scuole, dappertutto, e quindi è gratificante anche per me condividere con voi queste idee con cui vi intratterrò. L'ho chiamata chiacchierata proprio perché vorrei che fosse una chiacchierata. L'ho incentrata sulle domande che voi avete mandato. Ho chiesto alla professoressa Perrone e alle sue colleghe di raccogliere alcune domande da voi, perché secondo me è meglio proprio cercare di andare direttamente a quelle che sono le vostre curiosità, che possono spaziare sia dalla scienza sia ad altri aspetti dell'interazione fra la scienza e la società. Le ho raccolte qui e le incontreremo man mano che andiamo avanti nel corso delle trasparenze. Ci sono alcune domande relative al CERN, a come funziona, quindi partirò da lì. Il CERN, la sigla letteralmente significa il Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, 1954 è quando è stato fondato. Al tempo la fisica nucleare era la fisica fondamentale, era la fisica che esplorava i fenomeni alla frontiera della nostra conoscenza. Non si parlava ancora di fisica delle particelle, sebbene fosse già in quegli anni in corso l'esplorazione delle fisiche delle particelle, però c'erano ancora grandi misteri che andavano capiti
relativamente alla struttura del nucleo. E questa organizzazione era stata fondata proprio per studiare dal punto di vista fondamentale, per comprendere le forze, le interazioni che hanno luogo all'interno dei nuclei. Quindi, malgrado la presenza di quell'aggettivo nel titolo dell'organizzazione, non c'era fra gli scopi quello, per esempio, di studiare applicazioni di natura energetica, quindi sviluppi relativi a centrali nucleari per produrre energia, e tantomeno implicazioni di natura militare. Nel corso degli anni il nome è rimasto, però l'enfasi si è veramente spostata più sulla fisica delle particelle, quindi oggi noi lo conosciamo come Centro Europeo della Fisica delle Particelle. La storia del CERN è raccontata in un sito web, lì c'è l'indirizzo, poi con calma io vi farò avere le trasparenze e ve lo potete vedere. Una delle cose interessanti del CERN, una delle domande era come il CERN è strutturato, come funziona. Il CERN è finanziato e gestito dallo sforzo di 21 in realtà oggi paesi membri. Il 21esimo è Israele, che si è unito al CERN come membro effettivo l'anno scorso. Questi paesi membri coprono i costi interni del far funzionare l'infrastruttura e gli stipendi delle persone che lavorano direttamente al CERN per far funzionare questa infrastruttura, per costruire gli acceleratori e così via. Questa struttura è quella che si chiama una facility, è lì per essere utilizzata per fare gli esperimenti. E gli esperimenti sono a disposizione di tutti gli scienziati, tutto il mondo, che siano interessati ad utilizzare gli acceleratori che noi abbiamo. Quindi tipicamente, se la comunità sa che al CERN esiste un certo acceleratore e ritiene che con quell'acceleratore si possa fare un esperimento interessante, si raccolgono un certo numero di colleghi che iniziano a pensare a come costruire un esperimento che possa fare quella fisica, si preoccupano di identificare i fondi, di trovare i fondi per costruire quell'esperimento attraverso le loro istituzioni nazionali di ricerca, tipo per esempio il CNR, l'equivalente del Consiglio Nazionale delle Ricerche negli altri paesi, da noi è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che lo farebbe, propongono un esperimento ai comitati scientifici del CERN, se questi giudicano che effettivamente l'esperimento è interessante, danno il permesso a questa comunità di scienziati di costruire il loro esperimento, portarlo al CERN, montarlo ed utilizzare i fasci di particelle che ci sono lì. E questa è la ragione per cui in questa mappa vedete i paesi blu sono quelli che sono i paesi membri, quelli che si prendono la responsabilità di mandare avanti al CERN, mentre tutti gli altri paesi colorati in verde e in rosso sono paesi dai quali provengono utilizzatori. Questi, vedete, gli users sono gli utilizzatori del CERN, cioè ci sono fisici in ognuno di quei paesi colorati rosso e verde che vengono al CERN a fare esperimenti. E vedete che praticamente, tranne l'Africa, dove per ovvie ragioni la densità è molto inferiore, la densità è quasi il 100% nel resto del mondo, cioè ci sono veramente fisici che vengono da ogni posto. Se andate a vedere nei dettagli, qui ci sono nelle varie caselline, vedete i paesi membri, poi ci sono degli stati osservatori, altri stati, e paese per paese c'è il numero di fisici utilizzatori, cioè che lavorano al CERN, non sono stipendiati, non sono dipendenti del CERN, ma lavorano lì. E l'Italia ne ha 1686, questo al 14 gennaio 2014, ed è il paese che ne ha di più. Cioè non c'è nessun paese al mondo che abbia più fisici impegnati negli esperimenti del CERN dell'Italia. La Francia, che è il paese ospite, perché il CERN sta fra Ginevra e la Francia, ne ha 750, quindi la metà. La Germania, che è un paese anche proprio come numero, come popolazione, ben più grande dell'Italia, ne ha 1150. Gli americani sono circa 1000, la Russia anche sono circa 1000. Quindi il messaggio cos'è? Il messaggio è che in Italia abbiamo intrinsecamente una scuola di fisica delle particelle, di fisica fondamentale, eccellente. Perché per poter arrivare al punto di
contribuire, collaborare, lavorare al CERN, ovviamente bisogna manifestare un minimo di predisposizione, di abilità, e questo vuol dire che ce l'abbiamo se i numeri sono quelli. Un'altra cosa importante è, appunto, abbiamo visto questa mappa, sembra quasi la mappa dell'ONU, che copre tantissimi paesi. La cosa importante è che all'interno del CERN tutti questi paesi non sono lì ognuno per difendere i propri interessi. In un certo senso nell'ONU succede, diciamo, l'ONU è lì per ragioni diverse, però il risultato, come sapete bene, spesso non si converge, non si riescono a prendere decisioni perché ognuno protegge i propri interessi, no? Le classiche situazioni che si vedono nel Consiglio di Sicurezza, in cui vengono messi i veti dall'uno o dall'altro. Al CERN, viceversa, questi paesi lavorano attivamente assieme e si arriva a prendere decisioni, perché c'è un intento comune, e un intento comune che in maniera obiettiva si può valutare, perché stiamo parlando di scienza, di qualche cosa che non è soggetto alla psicologia umana, alle vicende dei paesi, al campanilismo. Se uno propone un esperimento che è sbagliato perché non è adeguato a studiare certe proprietà della natura, quello lo si può dimostrare facendo un calcolo con un pezzo di carta, e di fronte a quello tutti non possono che prenderne nota. Quindi all'interno di un esperimento, questo è l'esempio dei paesi che contribuiscono per esempio all'esperimento CMS, e vuol dire che sono tutte persone che si mettono d'accordo su come costruire l'esperimento, su cosa significano i dati che vengono presi e così via, e si vedono coppie di paesi che tipicamente, insomma, in altre circostanze sono spesso in attrito. Adesso la Russia e l'America per tanti anni non lo sono stati più, forse adesso, però negli ultimi mesi vediamo tornare un minimo di frizione. Abbiamo l'Iran, per esempio, per tantissimi anni l'Iran e l'America non si sedevano attorno allo stesso tavolo, mentre in questo contesto fisici iraniani e fisici americani lavorano assieme regolarmente. India e Pakistan, come sapete, non vanno molto d'accordo fra di loro, e qui viceversa riescono a costruire assieme pezzi di esperimento, mentre Taiwan e Cina, stessa situazione, ce ne sono altre, certo, Grecia, Turchia e Cipro, un triangolo estremamente, estremamente caldo di relazioni internazionali, di persone che viceversa condividono felicemente i loro impegni scientifici. Qui ho alcuni esempi poi particolari, nel senso che questa situazione non è una novità odierna, è un'eredità che ci viene da molti, molti anni, anche prima della caduta del crollo del muro di Berlino, l'operazione fra il CERN e quello che a suo tempo era l'Unione Sovietica, è iniziata ufficialmente nel 1957. E anche in America, per esempio, il laboratorio Fermi, dove io ho lavorato per tanti anni, appena è stato fondato, già nel 1972, c'erano fisici russi che ci lavoravano, che guidavano gli esperimenti. Fisici russi che arrivavano all'aeroporto di Chicago e avevano un visto americano che permetteva loro solamente di fare il pezzo di autostrada che separava l'aeroporto dal laboratorio. Non potevano uscire dal laboratorio per andare a mangiare una pizza, mangiarsi un hamburger. Avevano il diritto di poter stare magari 2 settimane, fare quel pezzo di strada, vivevano per 2 settimane nel laboratorio, tornavano in aeroporto e tornavano in Russia. Quindi questo rifletteva ovviamente le relazioni internazionali del tempo, però per quello che riguarda la fisica, una volta che erano in quel laboratorio, facevano quello che volevano, lavoravano con tutti, condividevano idee, strumenti e scoperte. Allora, queste sono alcune delle vostre domande. Quello che riguarda l'organizzazione gerarchica del CERN, c'è un sito web che vedete indicato lì, dove viene spiegato, c'è un consiglio, che è quello da cui prende il nome poi il CERN, che racchiude rappresentanti di tutti i paesi membri. Questi rappresentanti sono 2 per ogni paese, uno rappresentante politico, tipicamente un ambasciatore o un emissario del Ministero della Ricerca, e un rappresentante scientifico, che tipicamente è un fisico delle particelle. E questo consiglio di 21 paesi per 2 persone decide qual è il budget, decide quali iniziative approvare, decide le regole guida che controllano il CERN.
ovviamente utilizzando un input dei suggerimenti di natura scientifica che vengono da comitati scientifici. C'è un comitato scientifico, Scientific Policy Committee, che contiene fisici, tanti di questi sono premi Nobel o comunque sono persone di alta statura, si riuniscono periodicamente per vedere cosa sta succedendo al CERN, quali sono i programmi del CERN. La programmazione, come vi dicevo prima, è uno sforzo dal basso verso l'alto, e la comunità sono gli scienziati che decidono, che suggeriscono qualche misura interessante, qualche esperimento interessante, fanno una proposta e portano questa proposta a questi comitati. Il comitato valuta e, se giudica che sia interessante, la prova scientificamente e la passa al piano di sopra, che è il piano politico, dove i politici decidono se effettivamente ci sono i soldi per poterla fare o meno. Quindi questo più o meno è la maniera in cui le cose funzionano, ed è un meccanismo che fino adesso ha dimostrato di poter funzionare e con il quale abbiamo potuto affrontare anche tanti dei periodi duri come quello che stiamo vivendo, che la società sta vivendo in questo momento. Cosa si intende per ricerca di base? Ricerca di base si intende una ricerca che è mirata esclusivamente a se stessa, il cercare per scoprire, non ha fini secondari. I fini sono quelli della comprensione, nel nostro caso, delle leggi fondamentali della natura. Non ci poniamo il problema di che cosa emergerà da questa nuova informazione, da queste scoperte che verranno fatte, se non di che cosa emergerà dal punto di vista scientifico. Per esempio, se noi cerchiamo di capire se vengono prodotte all'LHC particelle che hanno proprietà come quelle della materia oscura, il fine è quello di capire che cos'è la materia oscura, che, come probabilmente sapete, popola tutto l'universo. Quindi esiste un fine, però è un fine di natura prettamente scientifica, è un fine al quale non sappiamo e non possiamo attaccare un valore. Qual è il valore del conoscere la legge di Coulomb? Quando Coulomb ha scoperto la legge di Coulomb, che due cariche si attraggono o vengono respinte una dall'altra con una legge proporzionale a 1 diviso la distanza al quadrato, non è che potesse attaccare un valore, un costo a questa cosa, e lo stesso nelle nostre scoperte non possiamo farlo. Poi, a posteriori, ovviamente, negli anni, ci possono essere, come si chiede nella vostra seconda domanda, applicazioni. Quindi la ricerca del CERN non ha fini applicativi, ma ha applicazioni. Cioè l'applicazione non è un fine, l'applicazione è qualcosa che emerge in maniera naturale dalla scoperta. Quando il web è stato inventato al CERN, non è stato inventato per permettere a tutti noi di prenotare l'aereo, prenotare l'albergo online. È stato inventato per facilitare lo scambio di informazioni scientifiche fra i vari fisici che lavoravano negli esperimenti del CERN. Come potete immaginare, sapendo come funziona il web, è uno strumento potentissimo, perché se io voglio condividere un documento con tutti, lo metto sul sito web e tutti ne hanno accesso. La mail esisteva già in quegli anni, però mail è una cosa personale, io posso mandare mail alle persone, a quelle 3-4 persone a cui voglio mandarla, ma magari altri sono interessati a quel documento, e il web è proprio, fa questa differenza, è una cosa che è spersonalizzata, è lì nel ciberspazio, e quando uno c'ha l'indirizzo web lo raccoglie. Quindi anche lì, appunto, non era un fine, ma è senz'altro un risultato. Altri risultati della fisica degli acceleratori, per esempio, sono l'utilizzazione di piccoli acceleratori per scopi medici, sia per scopi diagnostici. Il classica spettrometria con elettroni e il PET, no? Positron Electron Tomography, quello a valore diagnostico, sia a valore curativo. Esistono ora degli acceleratori di adroni, di protoni per esempio, che sono, o di particelle, ioni più pesanti, che sono utilizzati per curare dei cancri molto difficili, tumori che non possono essere curati con altre terapie, con altri strumenti. Ancora una volta, non è che uno si è seduto dicendo costruisco l'acceleratore per fare quello, ma si è accorto che dopo aver sviluppato un acceleratore per la fisica fondamentale esisteva quella come possibile applicazione. Se volete avere un quadro veramente
completo, interessante, delle possibili implicazioni della ricerca fondamentale e anche dell'impatto economico, c'è questa presentazione che potete trovare a quell'indirizzo di John Womersley, che è il capo dell'ente inglese che presiede alla ricerca. E veniamo allora adesso alle domande più di fisica. Come si fa ad elaborare un modello fisico come il modello standard? E poi una domanda addirittura quasi tecnica. Il campo di Higgs e il bosone di Higgs sono l'uno la manifestazione dell'altro, sono entità diverse? Devo dire, ero molto impressionato quando ho ricevuto queste domande, perché indicano che ovviamente avete un livello, una conoscenza della fisica moderna che è estremamente raffinata. Forse non è comune a tutti, forse magari non tutti voi avrebbero formulato quella domanda. Quindi, prima di rispondere direttamente a quelle domande, ho qualche trasparenza così più generale per illustrare un pochino di cosa stiamo parlando. E lo faccio partendo dalla prima domanda: come si fa a elaborare un modello fisico come il modello standard? Qui l'idea che cos'è? La domanda potrebbe essere: come si fa ad elaborare un modello fisico dell'universo, cioè da che parte cominciamo a mettere assieme i pezzi per descrivere come funziona la natura? Allora, questa non è una novità, questa non è quello che fa il fisico moderno nel capire la natura, non è diverso da quello che facevano gli antichi filosofi, gli antichi pensatori per capire come funziona l'universo. Ci sono una serie di domande che sono abbastanza palesi, tipo come funziona l'universo, da dove viene, dove sta andando. Queste domande le possiamo rifrasare in termini forse più tecnici in questa maniera: quali sono i componenti ultimi della materia, cioè la materia fondamentale, se continuiamo a tagliuzzare, a spezzettare la materia, arriviamo a qualcosa di fondamentale oppure possiamo continuare indefinitamente? Come si muovono, nel senso quali sono le leggi che controllano i movimenti e le operazioni di questi oggetti, e che cosa li muove, cioè quali sono le leggi che governano le interazioni, perché la Terra gira attorno al Sole e non viceversa, per esempio, la cosa più leggera sta ferma e quella più pesante gli gira intorno, come mai le cose funzionano così. E non solo le domande, ma anche gli strumenti che come fisico moderno utilizzo nel rispondere a queste domande sono molto simili a quelle degli antichi filosofi, ed è quello di identificare pochi principi fondamentali dai quali derivare le proprietà di tutti i fenomeni naturali. In altre parole, non dire per ogni cosa che osservo costruisco ad hoc una legge di natura, ma cerco di vedere se non è possibile raccogliere sotto alcuni principi il comportamento di tutto quello che si osserva attorno. E questo è un processo molto più efficace, ovviamente, perché non devo ogni volta che ho un problema nuovo ricominciare da capo. Ed è anche un processo intellettualmente più stimolante, forse, perché trovare l'unità delle cose è un qualche cosa che noi intrinsecamente nella nostra natura umana abbiamo. In particolare, in questo caso, è interessante verificare se ci sono leggi che si applicano sia al mondo sulla nostra scala, sia al mondo sulla scala cosmologica, sulla scala dell'universo. La famosa idea di Newton che la mela che casca dall'albero il suo movimento è controllato dalla stessa legge che controlla il movimento della Luna attorno alla Terra, capite? Non era, per noi è ovvio oggi, al tempo non era ovvio, perché collegava due fenomeni che hanno luogo in ambienti completamente diversi, la Terra rispetto allo spazio e l'universo. Oggi abbiamo di fronte a noi ancora un terzo elemento, un terzo dominio, se volete, che è quello dell'infinitamente piccolo, quello di cosa succede all'interno dell'atomo. È possibile costruire leggi che descrivano il tutto su tutte queste diverse scale? Questo è uno dei principi guida. Quello che è cambiato nel corso dei secoli, cioè che differenzia noi rispetto a Democrito, Aristotele e al limite anche Newton, è quella che chiamo qui la percezione della vera complessità dei fenomeni, cioè quanto siamo sofisticati nel decidere che una legge di natura, come la descriviamo noi, è adeguata o meno.
L'altra cosa in comune fra gli approcci è quello di selezionare due categorie, la categoria delle cose, se volete, i componenti della materia, e la categoria delle forze, delle interazioni. Se voi pensate al gioco, per esempio, dei Lego, i mattoncini, anche lì esistono due categorie. Esistono i vari mattoncini, che sono in varia forma, ci sono quelli da 4x2, 2x2 e così via, e ci sono le leggi con le quali assemblarli, perché li possiamo mettere dritti o a 90 gradi, non li possiamo mettere ad un angolo arbitrario, per esempio. E utilizzando i mattoncini ed utilizzando le regole con cui si combinano, costruiamo tutto quello che vogliamo. Quindi l'idea è che anche la natura possa essere descritta in questo modo. Questo è un esempio storicamente non valido, se volete, però che vi dà un po' un'idea di un possibile processo mentale. C'era un tempo in cui, come sapete, si riteneva che le componenti fondamentali della natura fossero quattro: l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra, e ci fossero due forze, una che spinge l'aria e il fuoco verso l'alto e quell'altra che tira la terra e l'acqua verso il basso. E comunque oggi probabilmente nessuno, anche se prendiamo un bambino e lo lasciamo in isolazione fino a che diventa grande, gli chiediamo come funziona il mondo, forse verrebbe fuori con una visione un pochino più sofisticata che non questa, però grandi pensatori a suo tempo avevano questo come descrizione dell'universo. E finché arriva qualcuno che si rende conto che però applicare queste leggi così contraddice l'esperienza, contraddice la realtà, perché se prendiamo un tronco di legno, che è terra in sostanza, invece che cascare galleggia nell'acqua, quindi vuol dire che le cose non funzionano così bene, quello schema non è sufficientemente accurato, e allora può introdurre una nuova legge. La legge dice che in realtà tutta la materia viene spinta verso il basso, cioè non esiste materia che viene spinta verso l'alto, è tutta verso il basso. Tuttavia viene spinta verso il basso con un'intensità che è proporzionale a una proprietà caratteristica della materia, che è il suo peso, e quindi il principio di Archimede, che tutti voi conoscete. Questo principio di Archimede, vedete, in un certo senso è una semplificazione, perché appunto invece di distinguere cose che vanno verso l'alto e verso il basso, dice tutto va verso il basso, invece di distinguere due forze c'è un'unica forza che però agisce in maniera diversa sugli oggetti diversi. Quindi abbiamo una teoria più semplice, che però è molto più accurata e che fa delle predizioni, perché per esempio con questa teoria capiamo che cos'è il vento. Perché il vento è sempre aria, l'aria è aria, quindi o va in basso o va in alto, no, c'è una differenza perché l'aria calda va verso l'alto, quindi l'aria fredda gli si infila sotto, e questo dà luogo al fenomeno del vento. Quindi abbiamo, se volete, quello che potrebbe essere visto come il primo esempio nella storia di unificazione delle forze, quello che dicevo prima, cioè cercare di unificare, di avere una visione il più semplice possibile, il più basilare possibile delle nostre leggi, è ben rappresentato da qui. Passiamo da una cosa con varie forze, varie sostanze, a una cosa più semplice, e questa è un'unificazione in sé che porta sia a una semplificazione ma anche a una comprensione più accurata delle leggi della natura. Quindi questo è un pochino il processo che seguiamo nel costruire, per esempio, nell'aver costruito il modello standard, a un livello più complesso. Adesso ovviamente non posso entrare nei dettagli di perché si sono fatte certe scelte, si sono introdotte certe particelle, si sono introdotte certe interazioni, però dal punto di vista concettuale è questo quello che si è fatto. E il risultato, come immagino sappiate, è appunto questo modello standard in cui esistono le particelle ed esistono delle forze. Le forze sono loro stesse delle particelle, però hanno proprietà leggermente diverse, quindi le chiamiamo comunque forze. Le particelle sono i leptoni e i quarks. Dei leptoni l'esempio più ovvio è quello dell'elettrone e del suo neutrino. I quarks, l'esempio più semplice, è quello del quark up e del quark down, col quale si costruiscono protoni e neutroni. Due quark up dovrei avercelo nella prossima trasparenza, con due quark up e uno down la carica totale fa 1, la carica del protone, questo perché i quarks up hanno carica 2/3 e il down meno 1/3, con due quark down e un up abbiamo la carica uguale a 0. E questi sono ottenuti all'interno del protone o del neutrone dallo scambio di gluoni che sono le particelle responsabili della forza delle interazioni forti.
con questi quarks, per esempio, possiamo costruire, assumendo che stiano legati appunto con lo scambio di questi gluoni, che sono l'equivalente dei fotoni per le interazioni forti, possiamo costruire altre particelle che sono osservate in natura, che sono state osservate sperimentalmente e la cui esistenza e le cui caratteristiche sono state spiegate successivamente quando questa teoria è venuta fuori. Per esempio, prendendo un quark di tipo up e un antiquark di tipo down, si ottiene un oggetto che si chiama il pione carico positivamente, pi più, u di bar. Se fate il calcolo delle cariche elettriche e considerando che l'antiparticella ha carica elettrica opposta rispetto alla particella, la carica del pione più è effettivamente 1, come la carica del protone. Nella stessa maniera, prendendo l'antiparticella, possiamo costruire il pione negativo. E se prendiamo la particella costruita dalla coppia U up anti up e down anti down, abbiamo un oggetto che è neutro. E tutti questi pioni esistono in natura, sono osservati e sono spiegati da questa struttura di base che sono questi quarks e i gluoni che li tengono assieme. Esistono altri quarks, in quella tabella del modello standard avete visto c'erano 3 righe, cioè questa struttura di elettrone neutrino up e down è ripetuta 3 volte, anche questa è un'osservazione fatta in natura, facendo gli esperimenti si verificava che esistevano altre particelle con proprietà ben più complesse di quelle del protone e del neutrone e le proprietà di tutte queste particelle si potevano spiegare introducendo nuovi quarks, per esempio il quark S, che è il quark strano. Se noi lo rimpiazziamo al posto di uno dei due quark nella slide precedente, se al posto del quark down ci mettiamo il quark S, abbiamo questo oggetto US bar, che ha sempre carica positiva, che è un caone positivo, abbiamo la sua antiparticella, e adesso abbiamo non una ma 2 particelle neutre, il K0 e il K0 bar, e questo perché sono diverse, sebbene sia neutro, il K0, la sua antiparticella è diversa, perché il K0, vedete, è fatto di un quark S di barra. Se prendiamo l'antiparticella, il di barra diventa un D, l'S diventa un S barra e quei due oggetti sono diversi, uno dall'altro. Va bene? E quindi non è vero che solo le particelle cariche hanno una particella, un'antiparticella, anche una particella neutra che ha carica 0 può avere un'antiparticella che avrà ancora carica 0 ma che ha caratteristiche che possono essere leggermente diverse. Una delle cose importanti di questo schema è che descrive non solamente le particelle per sé, che sono oggetti, se volete, statici, ma descrive anche le interazioni. Descrive che cosa succede quando le particelle interagiscono fra di loro. E uno dei tipi di interazioni più importanti che si conoscono in natura sono quelle dovute ai decadimenti radioattivi. Sono importanti perché sono un fenomeno naturale. Come sapete, la radioattività è una cosa che esiste indipendentemente dall'uomo che la genera. La radioattività è la base dei processi che alimentano la generazione di energia all'interno del Sole. Sono processi di natura simili ai fenomeni radioattivi. Tutta la Terra ci sono fenomeni radioattivi legati a varie sostanze, vari nuclei di cui la Terra è fatta, che regolarmente decadono. Questi nuclei sono stati prodotti nel corso della storia dell'universo, sono stati prodotti per esempio durante l'evoluzione di stelle, stelle più vecchie rispetto al nostro Sole, che hanno completato il loro ciclo di vita, sono esplose, trasformandosi in supernove per esempio, e in queste esplosioni hanno rilasciato tutto il materiale, tutte le sostanze, tutti i nuclei che sono stati creati durante la loro esistenza. E queste nubi legate all'esplosione di queste supernove si sono propagate nello spazio finché hanno trovato un'altra nube di idrogeno che ancora non era stato processato. La spinta, l'onda d'urto della nube dell'esplosione della supernova ha portato al condensarsi di questa nube di idrogeno. Questa condensazione ha fatto iniziare i processi
di trasformazioni nucleari che hanno luogo all'interno del Sole, la gravità ha fatto collassare questo oggetto e alla fine ha dato luogo al sistema solare. Sistema solare in cui c'è un misto di idrogeno, che è ciò che sta nel cuore del Sole e che alimenta la sua generazione di energia, più tutti questi residui dell'esplosione di questa supernova vicina, che sono tutti i metalli, tutti i materiali pesanti di cui la Terra è formata. Quindi non è un esempio accademico, non è una cosa che ci siamo inventati noi, è veramente la base proprio della nostra vita. Allora, con quei, chiamiamoli disegnini, con quelle regole di base che abbiamo visto poco fa, possiamo capire i fenomeni radioattivi. Per esempio il decadimento radioattivo standard di un nucleo, in cui un nucleo decade in un nucleo con carica diversa, più un elettrone, più un neutrino, dal punto di vista della fisica nucleare, cioè la fisica degli anni 40 e 50, veniva capito in questo modo. All'interno di un nucleo un neutrone si trasforma in un protone emettendo un elettrone ed un neutrino. Esattamente come questa transizione succedeva non si capiva, non si sapeva, si vedeva una cosa, prima c'era un neutrone, dopo c'era un protone, un elettrone, un neutrino. Se adesso che sappiamo che i neutroni e i protoni sono fatti da quarks, capiamo questa transizione in termini di transizione, di interazioni fra quarks, perché abbiamo i due quarks up e down del neutrone che rimangono invariati. Abbiamo un quark down che si trasforma in un quark up emettendo un bosone W, che è il portatore delle interazioni deboli, il quale decade in una coppia elettrone-neutrino. Cioè partiamo da, vedete, questi blocchi elementari che sono l'interazione di tre particelle fra di loro, queste potrebbero essere un elettrone ed un fotone, per esempio, oppure il quark, l'antiquark e il gluone, quindi da una relazione elementare fra tre oggetti, cioè i due dai quali parto e quello che succede quando li metto assieme. È un po' come i Lego, no? Prendo due blocchetti di Lego, li metto assieme e ottengo un terzo oggetto. Qui parto da due particelle, le metto assieme e ottengo un terzo oggetto. Quindi replicando varie volte, iterando queste interazioni elementari, posso ottenere qualcosa di più complicato, un po' come il gioco dei Lego. Ed in particolare, vedete, ottengo la descrizione di questa transizione nucleare. Esattamente lo stesso schema lo posso utilizzare per descrivere adesso non i decadimenti radioattivi di un nucleo, ma i decadimenti delle particelle che abbiamo scoperto nel frattempo. Per esempio il caone di cui parlavo prima, esisterà una transizione del quark S nel quark U con l'emissione di un W che decade in elettrone neutrino. Quindi vedete che a livello di processi elementari sono esattamente gli stessi due elementi che avevo prima, che però adesso descrivono un processo diverso, il decadimento del K. E il fatto che alla base queste due cose siano uguali significa che possiamo calcolare, per esempio possiamo descrivere con la stessa teoria i due fenomeni. La cosa non è alla fine meno banale di quanto possa sembrare, perché sulla carta un processo tipo il decadimento radioattivo e questo decadimento sembravano 50 anni fa cose completamente diverse. Voi sapete quali sono le vite medie tipiche di tanti decadimenti radioattivi. Si parla difatti appunto del problema delle scorie nucleari. Perché? Perché prendiamo i risultati della fissione delle centrali nucleari, li mettiamo sottoterra e sappiamo che saranno radioattivi per decine di migliaia, centinaia di migliaia d'anni. Vuol dire che il decadimento di alcuni di questi nuclei ha una scala di tempi del 100.000 o un milione d'anni. Quel signore lì, quel K0, decade in pione elettrone-neutrino in circa un miliardesimo di secondo. Quindi non un milione di anni, un miliardesimo di secondo. Quindi la scala di tempi di questi due fenomeni è completamente diversa. Ed è notevole che, malgrado questa diversità pazzesca fra questi due fenomeni, in realtà entrambi provengano da esattamente lo stesso fenomeno di base. E questo è il valore della comprensione unitaria, se volete, delle cose, che ci permette talvolta di descrivere veramente cose che sembrano non avere niente a che fare l'una con l'altra. E questa è una delle meraviglie maggiori
se volete, della fisica delle particelle. Questo discorso l'ho già fatto, qui vi spiegavo appunto di come questo tipo di fenomeni in realtà sono alla base dell'esistenza dei materiali pesanti e della formazione dei sistemi solari. Allora, a quello schema che si chiama il modello standard, per tenerlo in piedi matematicamente c'era bisogno di un pezzo in più, c'era bisogno dell'esistenza di questo campo di Higgs. Da cui la domanda che avevate: se questo campo di Higgs e il bosone di Higgs è stato scoperto, sono due cose diverse, sono la stessa cosa, come sono legate fra di loro? Allora, intanto vi spiego che cos'è il campo di Higgs e poi vi dico che cos'è allora la particella di Higgs. Il campo di Higgs è un'entità che serve per descrivere la struttura del vuoto. Allora, per vuoto che cosa intendiamo? Intendiamo lo stato del nostro universo laddove si tolga ogni qualunque particella, ogni qualunque sorgente di forza, di interazioni. Nello spazio interstellare, per esempio, ovviamente c'è poca materia, eh? La probabilità di trovare un protone è molto piccola, c'è un protone ogni, che so io, ogni centimetro cubo, per esempio, quindi siamo nel vuoto. Non è un vuoto assoluto, perché in realtà sappiamo che c'è la radiazione cosmica di fondo, ci sono questi fotoni che sono stati emessi 300.000 anni dopo il Big Bang e che riempiono uniformemente l'universo. Però possiamo comunque fare l'astrazione di dire eliminiamo questi fotoni, anche quelli. Che cosa rimane? Cioè, fino a che punto posso svuotare lo spazio e lasciare solo del vuoto? Bene, la risposta è che qualunque cosa faccia rimarrà comunque qualche cosa. Cioè, il vuoto che è inteso come lo stato di energia più basso del nostro un sistema è occupato da una densità costante di un campo. È un po' come qui, in questa stanza, noi possiamo andare tutti fuori, però sappiamo che poi rimarrà dell'aria, c'è una densità costante di aria. Ora, l'aria possiamo effettivamente tirarla fuori, dovete pensare che ci sia un'altra cosa in questa stanza che non riusciamo a tirar fuori, che proprio permea questo ambiente. È un po' come il mare per definizione è fatto d'acqua, se togliamo l'acqua non c'è più il mare, quindi nel mare questo vuoto, cioè lo stato fondamentale del mare è quello in cui siamo popolati dall'acqua, è l'acqua che permea qualunque cosa. Allora, quando siamo quando esiste un qualche cosa, c'è la possibilità di interagire con questo qualche cosa e le interazioni delle particelle con questo campo che permea l'universo in quanto ne definisce lo stato fondamentale di vuoto, sono ciò che genera la massa delle particelle. Il fenomeno è simile alla propagazione della luce attraverso un mezzo continuo. Come sapete, la luce che passa attraverso l'acqua, che passa attraverso una lente, subisce delle correzioni. Abbiamo i fenomeni, per esempio, di rifrazione. Se un fascio di luce entra nell'acqua così, viene curvato perché c'è un indice di rifrazione e poi viene curvato nuovamente quando esce. La ragione per cui viene deviato è che all'interno dell'acqua la luce si muove più lentamente. D'accordo? Ora, non è che si muove più lentamente perché è la luce che rallenta. Sapete che la luce ha una velocità costante, che si chiama, difatti, la velocità della luce. Quello che succede veramente è che quando un fascio di luce, un fotone per esempio, entra in un mezzo, interagisce con il mezzo. Qui abbiamo l'immagine di un fascio di luce, di un fotone che entra in quel mezzo indicato, interagisce con un atomo, eccita quest'atomo, cioè le cose che imparate in chimica, no? da un orbitale stabile fondamentale, l'arrivo di questa radiazione lo eccita e porta l'elettrone esterno in un orbitale eccitato, dopodiché, dopo un minimo di tempo, questo orbitale si disecita riemettendo il fotone. Questo fotone riparte e ovviamente andrà a sbattere contro un altro atomo, lo ecciterà. Durante il percorso fra un atomo e l'altro, la luce continua a propagarsi alla velocità della luce, 300.000 km al secondo. Il fatto è che è continuamente interrotta per eccitare l'atomo e dobbiamo aspettare che l'atomo si diseciti prima che venga riemessa. Ed è questo continuo processo di interazione ciò che alla fine fa sì che la luce ci metta un po' più di tempo a passare attraverso
un pezzo di acqua, un pezzo di vetro, di quanto non passi attraverso la luce. Cioè, in pratica, la luce è rallenta, e questo è l'indice di rifrazione, porta al fenomeno di rifrazione. Il campo di Higgs è una cosa simile, d'accordo? Rispetto al movimento delle particelle, il campo di Higgs agisce un po' come un mezzo continuo agisce nei confronti di un fascio di luce. Una particella, per il solo fatto di esistere, deve continuamente interagire con questo mezzo che permea l'universo e paga una penale che si riflette nella sua acquisizione di inerzia. Inerzia è la massa, F uguale ma, la massa che cos'è? È l'oggetto che ci impedisce di accelerare indefinitivamente quando noi sottoponiamo una particella ad una certa forza, è la reazione ad una forza, quella che chiamiamo inerzia, e questa inerzia è appunto il risultato del fatto che se cerchiamo di accelerare una particella, questa deve continuamente interagire con questo mezzo, d'accordo? E quindi la cosa, se vuole, non dovreste vederla come una forma di attrito, perché l'attrito è una cosa diversa, l'attrito è una cosa tale che se io metto una particella con velocità in presenza d'attrito, questa rallenta e si ferma. La massa non fa fermare le particelle, se io non sono soggetto a forze e ho una mia massa, continuo a muovermi in maniera costante. Quindi il campo di Higgs non è un attrito, è semplicemente la sorgente della massa, cioè la sorgente dell'inerzia intrinseca, entra in gioco solamente quando cerchiamo di accelerare qualche cosa. E la descrizione è fatta sempre in termini di questi diagrammini in cui due particelle interagiscono con un'interazione o con una terza particella. Abbiamo la particella che entra lì da sinistra, quella puntini e quel blob verde corrispondono con l'emissione, se volete, l'interazione con il campo di Higgs, che è tanto più forte quanto più grande è la densità di questo campo di Higgs. Se ce n'è tanto, potete immaginare che l'interazione sia grande, se ce n'è poco, sarà poca. Lui però è uniformemente distribuito ovunque nell'universo, quindi questo numero è una costante della natura che è ovunque ed è quella cosa che chiamiamo V. Dopodiché c'è l'intrinseca intensità, l'intensità dell'intrinseca interazione fra una certa particella e l'X. Una particella più pesante è una particella che interagisce più fortemente con l'X, quindi c'è un parametro che lì chiamo lambda, che è caratteristico della particella. E il risultato è che la massa di una particella è il prodotto di lambda per V, che rappresenta quanto X c'è. Quindi la domanda, se volete, del perché una particella a massa m, non è che abbiamo un meccanismo ora che ci spiega perché la massa dell'elettrone vale quello che vale, però abbiamo un meccanismo dinamico che ci spiega come si genera la massa in presenza del campo di Higgs. E qui veniamo alla relazione fra il campo di Higgs e il bosone di Higgs. Se noi siamo nell'acqua, un pesce che vive nell'acqua, per lui quello è il vuoto, perché lui non sa che cosa voglia dire stare fuori dall'acqua. Però si rende conto che vive in qualche cosa perché sente i rumori. Cioè ha la percezione, si rende conto che in quel mezzo in cui lui è immerso non è statico, ma esiste una dinamica. E la dinamica è la formazione di onde. Se sott'acqua voi fate così, sapete che questo suono si propaga a centinaia di metri, proprio perché nell'acqua abbiamo queste onde di compressione, un po' come nell'aria d'altra parte, è il suono che arriva a voi, arriva nella stessa maniera. Se io faccio la stessa cosa, cioè faccio l'equivalente di questo nel vuoto, genero delle onde di X, e queste onde di X sono il bosone di X. La differenza fondamentale fra le onde sonore, per esempio, quelle con cui comunichiamo, e l'X è la seguente, che io posso parlare sempre più piano, sempre più. Per esempio, se voglio fare un rumore qui sul tavolo, posso fare un grande bang o appena appena toccarlo. E molto probabilmente voi non sentite questo, però c'è un suono che viene fuori e io, quanto più dolcemente tocco il tavolo, tanto più soffice è il suono, oppure tanto più lunga è la lunghezza d'onda della vibrazione che viene generata, e quindi comunque, per quanta poca energia ci metta, un minimo di suono esce. La differenza con l'X è che l'X invece c'è una soglia,
Io per poter creare quest'onda devo metterci un minimo di energia, c'è una quantità minima di energia necessaria per creare questa eccitazione del vuoto che è il bosone di Higgs. È un pochino come quelli di voi in quinta, probabilmente conoscete il fenomeno dell'effetto fotoelettrico, no? Quello che ha dato il premio Nobel ad Einstein. Se io immetto un minimo di radiazione nella materia, ci vuole un minimo per poter riuscire a tirarci fuori l'elettrone, perché devo togliere l'elettrone dal potenziale nel quale è immerso quando lui è all'interno del metallo. Quindi c'è un'energia al di sotto della quale, una lunghezza d'onda, se volete, al di sotto della quale gli elettroni non escono e al di sopra della quale tutto un tratto gli elettroni vengono emessi. Queste sono l'energia sufficiente per liberare l'elettrone dal campo elettromagnetico. Quindi nell'Higgs è esattamente la stessa cosa. Quindi per creare il bosone di Higgs ho bisogno di due cose. Ho bisogno di abbastanza energia per passare questa soglia minima, ma ho anche bisogno di qualche cosa che riesca a stimolarlo sto vuoto. È un po' come dire, se io prendo adesso qui un filo di lana, non importa quanta energia ci metto nel muovere sto filo di lana, ma con un filo di lana non riesco a far partire un'onda, perché non c'è abbastanza interazione fra il filo di lana e l'aria per creare un segnale sonoro. Se viceversa utilizzo una membrana, un tamburo, su un tamburo riesco più facilmente a stimolare l'aria. Il bosone di Higgs, la forza delle sue interazioni, è la massa delle particelle con le quali l'Higgs interagisce. Quindi ho bisogno di prendere particelle molto pesanti e farle interagire fra di loro, e la presenza della loro massa, da un lato, mi permette di stimolare il vuoto, questa onda. L'energia è quello di cui ho bisogno, E uguale ad mc quadro, per produrre questo bosone di Higgs, che ha una massa che sono poco più di 100 volte la massa del protone, quindi comunque richiede un po' di energia. E queste condizioni richiedono un acceleratore tipo l'LHC. Questa è la ragione per cui ci sono voluti tanti anni per creare il bosone di Higgs, perché magari c'era l'energia, però non riuscivamo a creare particelle sufficientemente pesanti e in numero sufficientemente alto per poter dare veramente questa gran botta al vuoto e tirar fuori il bosone di Higgs. Come fa il bosone di Higgs a dare massa a se stesso? Esattamente nella stessa maniera in cui la dà le altre particelle. Così come le altre particelle interagiscono col campo di Higgs, il bosone di Higgs, che ha un'interazione con se stesso, cioè esiste anche per il bosone di Higgs un vertice che coinvolge di fatti tre volte il bosone di Higgs, questo arriva, interagisce con il suo background, il suo fondo di bosone di Higgs che sta ovunque, e attraverso questa interazione si genera una massa che è proprio esattamente uguale alla massa del bosone di Higgs. Quindi, per quello che riguarda almeno il modello standard, la domanda di cosa dà la massa al bosone di Higgs si risponde facilmente dicendo il campo di Higgs, quindi è una cosa che succede in famiglia. Un piccolo appunto sulla massa dell'universo. Si legge spesso sui giornali, così sulla divulgazione, che il bosone di Higgs dà massa a tutte le particelle, e questo non è molto vero. Allora, intanto il bosone di Higgs dà massa alle particelle fondamentali, tipo i quarks per esempio, ma non dà massa al protone. Il protone è fatto di tre quarks, ma i quarks di cui è fatto il protone, la somma delle loro masse è circa un centesimo della massa del protone, perché quei quarks pesano 3-4 MeV, ce ne sono 3, quindi una decina di MeV, la massa del protone è 938 MeV, quindi circa 90 volte più grande. La massa del protone deriva dal fatto che questi quarks all'interno del protone si muovono a velocità molto grandi, a velocità di fatti molto prossime alla velocità della luce. Si muovono a velocità molto grandi perché all'interno del protone ci sono delle grandissime forze, la forza che li tiene legati è estremamente forte e dunque si devono muovere velocemente. È un po' come se voi prendeste una molla molto dura e voleste tenerla distesa facendola ruotare, deve ruotare molto in fretta molto velocemente per poterla allungare un attimo, cioè la forza della molla è tale che richiede una grande velocità per metterla in tensione. E all'interno del protone è circa la stessa cosa. E voi sapete,
la formula di Einstein E uguale ad mc quadro, che ci dice che l'energia e la massa sono la stessa cosa. Quindi ciò che conta nel definire la massa di una particella non è solo la massa degli oggetti che ci stanno dentro, ma è la loro eventuale energia. Quindi la massa del protone deriva principalmente non dalla massa dei quarks che lo compongono, ma dalla loro energia, il fatto che si muovano molto velocemente. Quindi non c'entra niente con il fenomeno, con la particella di Higgs. L'altra grande componente della massa dell'universo, che è la materia oscura, di cui sono sicuro che avrete sentito parlare, a sua volta, da un lato non sappiamo ancora esattamente che cosa sia, la sua ricerca è una delle cose per le quali stiamo continuando ad operare l'LHC, da quell'altro, non sapendo esattamente cosa sia, non sappiamo esattamente da dove prenda la massa. I vari modelli che esistono di materia oscura difatti indicano che la materia oscura ha una massa che deriva non dal fenomeno, non dall'interazione col campo di Higgs, ma da altri meccanismi. Quindi la risposta, se volete, è che il fenomeno di Higgs e l'acquisizione della massa attraverso il bosone e il campo di Higgs è fondamentale per spiegare la massa delle particelle fondamentali che noi conosciamo, i quarks, i leptoni e i bosoni W e Z. Però possono esistere altri meccanismi che daranno massa, sia a sistemi legati, e quella è la dinamica, sia a nuove particelle che potremo scoprire successivamente. In particolare, c'era una delle vostre domande che diceva: il modello standard ha avuto un'importante conferma con la scoperta del bosone di Higgs, ma le recenti scoperte sui neutrini non sono compatibili con esso. E difatti questo è uno dei primi posti, prima ancora della materia oscura, in cui il bosone di Higgs potrebbe non giocare un ruolo fondamentale. I neutrini, sebbene sia possibile costruire una variante del modello standard in cui i neutrini acquistano massa attraverso il modello di Higgs, queste non sono i modelli più soddisfacenti per tutta una serie di varie ragioni. Principalmente perché la massa dei neutrini è molto molto piccola, è milioni di volte più piccola della massa più leggera che noi conosciamo, che è la massa dell'elettrone, e dunque incorporare nel modello questi valori diversi di massa così difficili sembra molto artificiale. Ci sono dei meccanismi in cui, sempre al di là del modello standard, in cui è possibile spiegare il valore della massa dei neutrini attraverso dei fenomeni dinamici, quindi appare in maniera naturale questa massa molto piccola, e in quei fenomeni non è il bosone di Higgs che noi conosciamo che dà la massa al neutrino, ma sono altri bosoni di Higgs, cioè bosoni di Higgs collegati a altre forze che operano a scale di distanza molto più piccole, energie molto molto più grandi di quelle che sono accessibili negli acceleratori odierni. Il fatto che la massa dei neutrini e la loro capacità di trasformarsi e così via non sono compatibili con il modello standard o con il bosone di Higgs non è un problema a priori, perché nessuno di noi ritiene che il modello standard sia la fine della fisica, la fine della storia. E difatti sappiamo che il modello standard ha delle limitazioni, per esempio il modello standard non spiega l'esistenza della materia oscura. Cioè noi per primi siamo coscienti del fatto che il modello standard va esteso. La cosa importante è che il modello standard è la teoria corretta per descrivere tutti i fenomeni che hanno luogo alle energie alle quali facciamo osservazioni di pertinenza per il modello standard. È un po' come la legge di gravità. La legge di Newton della gravità, la forza 1 su R al quadrato, è corretta per descrivere quantitativamente i fenomeni legati ai movimenti dei pianeti, della Luna. Se vogliamo descrivere fenomeni in cui ci sono oggetti molto più pesanti, tipo i buchi neri, non è più sufficiente, dobbiamo andare a utilizzare la relatività di Einstein. Se vogliamo descrivere con precisione di una parte su un milione, invece che di una parte su 100, il moto dei pianeti, anche lì dobbiamo andare oltre la legge di Newton, dobbiamo utilizzare la relatività generale di Einstein.
Quindi non c'è niente di drammatico, i motivi di contrasto sono fattuali, cioè nel modello standard per definizione la massa del neutrino è uguale a zero, perché quando il modello standard è stato formulato non c'era evidenza che il neutrino avesse massa. Adesso è diversa da zero, bisogna applicare una piccola modifica che però non cambia la validità del modello standard per tutti gli altri fenomeni per i quali è stato stabilito. Quello di capire che cos'è che darà la massa al neutrino è una delle grandi questioni aperte in fisica, una delle varie questioni che il bosone di Higgs ci apre e per il quale continuiamo appunto a fare fisica all'LHC, questo per rispondere all'altra domanda. Vogliamo sapere fino a che punto in generale l'Higgs si comporta veramente come dice il modello standard, vogliamo sapere chi dà le masse del neutrino, se ci sono altri bosoni di Higgs relativi ad altre interazioni molto deboli che ancora non sono state viste. Noi sappiamo che il bosone Higgs, sappiamo come si accoppia alle particelle più pesanti, cioè il quark top, il W, lo Z. Le particelle più leggere, tipo l'elettrone, sono talmente leggere che la loro interazione è molto piccola e dunque non è ancora stata testata sperimentalmente. È vero che anche l'elettrone prende massa dal bosone di Higgs? Non lo sappiamo. Sperimentalmente non lo sappiamo. Nel modello standard è così, ma sperimentalmente non lo sappiamo. Quindi avremo bisogno di fare misure molto più raffinate per poter decidere quella questione. Ok, mi sembra di aver usato ormai quasi un'ora del mio tempo, quindi cerco di andare un po' più avanti. Qui avevo una serie di slides sul neutrino, però le posso tranquillamente saltare. C'era una domanda sui buchi neri, volevo giusto rassicurarvi che non corriamo nessun pericolo. La definizione di un buco nero, questa ve la potete guardare poi con calma, la definizione di un buco nero è quella di un oggetto in cui la sua massa è concentrata all'interno di un raggio talmente piccolo, tale che vale quella relazione, che il raggio è più piccolo di due volte la massa per la costante Gn, la costante di gravità di Newton, d'accordo? Per capirci, per il Sole, quella quantità 2 G Newton per la massa del Sole sono 10 km. Il Sole invece la sua massa ce l'ha distribuita su un raggio di circa 700.000 km. Ok? Quindi il suo raggio è molto più grande, per cui il Sole non è un buco nero. Dovremmo strizzare il Sole dentro una sfera di 10 km perché il Sole diventasse un buco nero. Allora, se noi applichiamo questa idea di concentrare energia in una piccola distanza alle particelle, possiamo prendere due particelle che si avvicinano, la loro energia relativa è E, quindi la massa dell'oggetto che ne risulta sarebbe E, utilizzando sempre E uguale ad mc quadro. Sappiamo però dalla meccanica quantistica che se le vogliamo avvicinare per più di una distanza B, abbiamo bisogno di un'energia che sia più grande di 1 su b, questo perché c'è il principio di determinazione, sapete che non possiamo misurare contemporaneamente la posizione e l'impulso di una particella con precisione arbitraria, quindi se vogliamo dire che due particelle sono vicine per più di una certa distanza, dobbiamo farlo utilizzando una grande energia. E questo fa sì che per poterle tenere vicine in modo tale di sperare che si forma un buco nero, l'energia debba essere molto grande e se mettete dentro questo vincolo in quella relazione, quello che ottenete è che l'unica maniera per poter fare un buco nero collidendo due particelle è di avere un'energia che sia più grande di 1 sulla radice della costante di Newton, che è una quantità che si chiama la massa di Planck, e se ci mettete dentro numeri la massa di Planck è 10 alla 19 GeV. Questa 1 GeV è la massa del protone. L'energia dell'LHC è di 14.000 GeV, quindi 10 alla 4. Quindi vedete che siamo 10 alla 15 ordini di grandezza fuori. Ci vuole un acceleratore che ha 10 alla 15 volte l'energia dell'LHC per produrre un buco nero. Quindi non può produrre buchi neri l'LHC. Questo se lo spazio-tempo è come ci aspettiamo noi. Le varie modelli in cui l'LHC poteva produrre buchi neri sono modelli in cui anche la legge di Einstein cambia, perché viviamo invece che in quattro dimensioni, viviamo in 10 dimensioni, per cui a piccole distanze le leggi di gravità cambiano, ma sono comunque modelli speculativi
E anche se si fosse creato, si creasse un buco nero, le stesse teorie che predicono che l'eventuale esistenza di questi predicono anche che decadano istantaneamente, quindi questi buchi neri non possono veramente fare niente. Allora, c'erano un po' di domande relative a come si diventa un fisico, quanta matematica bisogna sapere, gli scienziati sono tutti geni o sono semplicemente studiosi appassionati. Come si fa ad appassionarsi di fisica? Se siete appassionati è quello, se non siete appassionati non è che si diventa, cioè si studia per imparare la fisica, non per appassionarci, sì, appassionarci sì. Viene fuori dal desiderio, da un lato, di capire come funziona l'universo, da quell'altro, dal piacere di anche impostare queste domande dal punto di vista matematico. Quindi la matematica è molto importante. La cosa bella della fisica è proprio la capacità di poter formulare fenomeni naturali in termini matematici. Voi non potete, che so io, scrivere le equazioni dell'amore, per esempio. Non è che potete, se siete innamorati di due ragazzi diversi, non potete scrivere un'equazione maggiore o uguale per capire quale dei due è più grande, è una cosa che vi viene da dentro. In fisica invece possiamo sapere se una cosa è più grande di un'altra perché ci sono equazioni che scritte sono risolte nella stessa maniera da me, da un fisico russo, o da un marziano. La fisica e la matematica sono un linguaggio universale in cui in tutto l'universo ci potremmo capire. E quindi la base, insomma, della passione è proprio quella, insomma, viceversa un atteggiamento più umanistico, un istinto più al valutare le cose con un'altra prospettiva è meno prono forse al tipo di trattamento della fisica. E matematica ce ne vuole tanta, se ne usa tanta, insomma, se la trovate ostica, forse non è la cosa migliore da fare, quella di fare il fisico. Ci sono i fisici teorici, ci sono i fisici sperimentali, c'è anche una domanda relativa, quale dei due viene prima? È come ovviamente l'uovo e la gallina. C'è il fatto ovvio e imprescindibile che il fisico si occupa di come funziona la natura, e come funziona la natura c'è bisogno del fisico sperimentale che fa la misura e che gli dice di che cosa succede in natura. Dopodiché il fisico teorico parte con quell'informazione e sviluppa le sue teorie e dopo un po' torna indietro e propone le sue teorie per spiegare ciò che è stato visto e le propone con qualche idea magari su come verificarle, quindi idea di nuove misure per confermare la teoria. E in quel momento dunque la palla ritorna agli esperimenti. C'è stato un periodo di molti anni in cui la fisica era dominata dalla fisica teorica, diciamo gli ultimi 10-15 anni, proprio perché non c'erano esperimenti adeguati per dare l'informazione di cui c'era bisogno. L'informazione di cui c'era bisogno era: esiste l'X e se esiste qual è la sua massa? Questa informazione ci è arrivata quando l'LHC ha iniziato a funzionare. Prima c'era un grande esercizio di teorici nel formulare, in funzione di quale fosse stata la massa dell'X, quali erano gli scenari che si aprivano. Quindi il campo è tornato l'interesse nella fisica prima, diciamo, lo spot sulla fisica sperimentale con l'X, ci rimarrà adesso per parecchio tempo, perché l'LHC ha raddoppiato la sua energia, produrrà molti nuovi dati, ai quali tutti stanno, che tutti stanno osservando con attenzione. Esistono rami della fisica che sono ancora talmente lontani, per esempio avete sentito parlare della teoria delle superstringhe, per esempio. La teoria delle superstringhe è talmente lontana da possibili applicazioni sperimentali che è interamente teorica in un certo senso, non c'è il fisico sperimentale delle superstringhe perché richiederebbe acceleratori che sono appunto 10 alla 10 volte più grandi dell'LHC. E la speculazione cosmologica è un altro, la speculazione e l'indagine sui fenomeni cosmologici è un altro soggetto in cui la palla passa dal fisico teorico al fisico sperimentale nel corso degli anni. Per tanti anni la discussione sull'espansione dell'universo, sul Big Bang e così via era puramente teorica. Con i dati dei satelliti degli ultimi 15 anni, diciamo, si ha ora una solida base sperimentale con la quale anche migliorare
migliorare la teoria. Quindi è comunque un interplay molto, uno scambio indispensabile. Ognuno fa quello che è capace di fare, diciamo il profilo tecnico, scientifico, culturale, psicologico, umano, tutto quello che volete di un fisico teorico è spesso molto diverso da quello del fisico sperimentale. È come un giocatore di bridge rispetto a uno sciatore, per capirci, insomma, siamo veramente su campi diversi, però ognuno fa le sue cose e non si può dire che sia più importante di quell'altro. La giornata tipica di uno scienziato al CERN è quella di... non è che si fanno scoperte tutti i giorni, le scoperte si fanno una volta ogni tanto e in mezzo c'è tanto lavoro. Puoi passare 4-5 mesi, voi vi danno i compiti a casa, fare esercizi di matematica, dovete portarli dopo 2 giorni. E noi magari ci mettiamo 2 anni per finire l'esercizio, cioè ci sono conti che ci vuole tanto tempo a farli. La differenza fondamentale fra fare il fisico e la giornata del fisico e voi è che quando la professoressa vi dà un esercizio, voi sapete varie cose. Uno, sapete che l'esercizio è risolvibile, se no non ve l'avrebbe dato. Due, sapete che è risolvibile con le cose che aveva insegnato il giorno prima, se no non ve l'avrebbe dato in quel giorno. E quindi è banale, diciamo. A quel punto siete a cavallo, perché sapete che è risolvibile e sapete che dovreste sapere ciò che serve per risolverlo. Quindi non c'è giustificazione per non risolverlo e portare il compito giusto. Noi affrontiamo problemi che non sappiamo se sono risolvibili e se anche fossero risolvibili non sappiamo se ne sappiamo abbastanza per poterli risolvere. Cioè magari ci può venire un'idea di un problema che è interessante, però magari non si può risolvere per varie ragioni. O magari per poterlo risolvere ho bisogno di inventarmi un ramo nuovo della matematica. Voi conoscete la geometria, conoscete l'algebra, conoscete, immagino adesso, il calcolo differenziale. Esistono altri rami della matematica, la topologia algebrica, esistono la geometria differenziale, cose che portano assieme le proprietà topologiche degli oggetti con il calcolo infinitesimale, la teoria dei numeri, con la proprietà delle varietà in n dimensioni. Esistono rami della matematica che voi nemmeno vi immaginate e comunque ce ne sono altri, tanti dei quali ancora inesplorati, tanti dei quali ancora non scoperti e che potrebbero avere importanza cruciale per la fisica. Quindi, diciamo, questa è la differenza, che siamo veramente in mezzo al mare, senza aiuto, senza sapere che esiste una costa da raggiungere, senza sapere dove trovare da mangiare. È un'avventura molto affascinante, però, perché spesso dà grandi soddisfazioni e le soddisfazioni non vengono necessariamente dalla tua scoperta, ma vengono dalla scoperta, dalla comunità che fa la scoperta, ok? Cioè bisogna imparare anche a godere non del tuo momento importante della tua scoperta, ma proprio dal piacere che l'umanità ha capito qualcosa di nuovo. E infine, tutti gli scienziati sono tutti atei? La risposta è chiaramente no. Io non sono... ateo è un po' una brutta parola, perché ateo... cioè essere ateo o essere credente, secondo me, sono altrettanto estremi. Io mi considero agnostico, che vuol dire che non lo so. Non so se c'è, non posso scrivere un teorema come matematico, come fisico, che dimostra che Dio non esiste, e quindi non posso essere ateo. Proprio come scienziato sarebbe incorretto essere ateo, perché non posso dimostrarlo. E non potendo dimostrarlo, al più posso dire non lo so. Non sono battezzato, quindi non ho, diciamo, una cultura alle spalle per cui ho fatto una scelta, è una cosa che mi porto dietro da quando sono nato. Quello che penso in particolare sulla relazione fra scienza e religione lo potete leggere, c'è un'intervista che mi ha fatto un giornalista che ho messo lì, in cui parlo di queste cose, parlo un po' anche delle diverse visioni dell'inizio dell'universo in scienza e, diciamo, in religione. Abbiamo avuto un convegno proprio su Big Bang e creazione che ha portato assieme scienziati con umanisti e persone della Chiesa, ed è documentata lì. Abbiamo anche avuto di recente un incontro interessante con il Gwelang Drupka, che è
uno dei capi buddisti di uno dei rami del buddismo. Quindi di queste cose se ne parla in continuazione, diciamo, e a mia visione bisogna essere aperti, perché le due cose non si contraddicono, cioè non possiamo dimostrare che le due cose siano in contraddizione. Chiaro, se voi mi venite a dire che il mondo è, cioè essere religioso non significa accettare che il mondo è iniziato 3500 anni fa, diciamo. Essere religioso dovrebbe significare qualcosa di più profondo, dovrebbe partire dalla fede, ovviamente, e uno di fronte alla fede, io non mi permetto come fisico di negarti il diritto di avere fede, ovviamente tu devi accettare la mia comprensione dell'universo, dei fenomeni naturali che si osservano nell'universo, che sono imprescindibili e che magari un giorno potrebbero anche essere dimostrati, essere il risultato di una mente superiore che ce li ha imposti, però quello non è il problema. Il problema del chi ha generato le leggi della natura non è il problema che si pone il fisico, il problema del fisico è quali sono le leggi fondamentali della natura, e noi dobbiamo fermarci lì. E io mi fermo qui.